Marco Vecchietti, Managing Director di RBM. Le spese private per la salute in Italia dimostrano chiaramente che il sistema sanitario nazionale non è più in grado di offrire una soluzione unica e sufficiente. Le assicurazioni salute stanno diventando una realtà consolidata in Italia, anche in risposta a questo. Sì, beh, ormai sono diversi anni che si assiste ad un trend crescente della spesa sanitaria privata. In particolare è significativa l'incidenza della spesa sanitaria sui singoli cittadini, perché non dobbiamo dimenticare che in Italia di fatto non esiste oggi un sistema di intermediazione adeguato ed efficacemente diffuso della spesa sanitaria privata. Ciascuno di noi paga in media quasi 570 euro in sanità privata ogni anno, ed è proprio questo l'obiettivo: intercettare questa spesa che la nostra compagnia assicurativa si dà per integrare il sistema di sicurezza sociale a disposizione degli italiani. Quindi il futuro, lei come lo vede, è sempre più integrato tra sistema pubblico e sistema privato? Sicuramente sempre più integrato dal punto di vista delle fonti di finanziamento. Quello che ci tengo a sottolineare è che quando parliamo di secondo pilastro sanitario immaginiamo ad un sistema che integri le fonti di finanziamento e che quindi riduca l'incidenza della spesa che già il cittadino sostiene di tasca propria, e non una sostituzione delle cure erogate dal sistema sanitario nazionale. Diciamo che in quest'ottica i due mondi devono tra di loro operare in piena armonia, e quello che è il valore aggiunto che l'assicurazione salute può mettere sul piatto nei confronti dei cittadini italiani è proprio il garantire un completamento delle cure garantite dal servizio sanitario nazionale. Io credo che tutto parta da questa logica di fondo, di affiancare il paziente, non l'assicurato ma il paziente, di fatto nel suo percorso di salute. Quindi il nostro obiettivo è creare un ingresso all'interno del mondo del secondo pilastro molto semplice, senza selezione, senza preventiva analisi dello stato di salute, per favorire attraverso comportamenti attivi, lo sport, la nutrizione, il benessere psicologico, dei comportamenti che consentano di prevenire i principali fattori di rischio. Di fatto oggi, se c'è un'area nella quale l'Italia investe molto poco, e ne è testimonianza anche la recente indicazione fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla prevenzione, se c'è un'area su cui l'Italia investe poco è la diagnosi precoce. Uno dei nostri obiettivi è finanziare proprio quest'area, perché lavorando sulle malattie croniche non trasmissibili è possibile ridurre in modo importante quello che è l'incidenza delle spese per le cure e naturalmente migliorare anche lo stato di salute delle persone.